Abbiamo realizzato, secondo il mio punto di vista, qualcosa che, non, che in Italia dovrebbe essere un punto di partenza, sia per tanti ragazzi bravi, volenterosi che ci stanno in Italia, che avrebbero invece di andarsene all'estero a cercare fortuna, a cercare, costretti, sono costretti, esatto. Sarebbe bello creare qualcosa di forte e che ci valorizzi a tutti quanti, perché noi siamo italiani e secondo me siamo i primi artisti in tutto il mondo, fino a prova contraria. Allora, vabbè, una triplice domanda al volo. La prima, dove l'avete girato, le location? La seconda, quali sono i vostri romanzieri di fantascienza di riferimento? E se poi sono cambiati i vostri gusti? E la terza domanda è se avevate già pensato a questo finale, nel senso che un po' spiazza, e non è spontaneo. Allora, aspetta, non mi sono ascoltato la prima. No, beh, la prima è abbiamo girato, no, abbiamo girato il 90% del film, cioè il bunker dei servizi segreti, l'abbiamo girato in una scuola di polizia che sta proprio fuori dal raccordo, come si chiama la zona? È una scuola di polizia, è un palazzo abbandonato dove in realtà ci gira un sacco di film, quindi ci girano molto comunque, mi ha dato di cose, noi per cercare questo posto, perché poi era tutto scritto, quando vedete che non se ne accorge, no? Però Casale Ombrosa era tutto scritto su, cioè, doveva essere fatto in un certo modo questo posto, perché c'era questa fuga che scappava nel bagno, quindi era tutto abbandonato, e quindi tutto abbandonato, sì, ci hanno girato pure dei pezzi di romanzo criminale, anche ACAB, insomma ci girano. E la seconda è i nostri scrittori di fantascienza preferiti. Beh, noi siamo chiaramente appassionati di fantascienza in tutte le sue forme artistiche. Io credo che sia per me che per Antonio, rispondo, il nostro scrittore di fantascienza preferito è Isaac Asimov.